Chi vincerà la competizione tra maghi? Oggi giochiamo a Witchstone. Ciao, Ciao a, a tutti, tutti giocatori giocatrici, e semplici curiosi. Noi siamo i Giullari, vi diamo il benvenuto nella nostra mansarda per un nuovo gameplay e come sempre siamo qui grazie al supporto di tutti coloro che ci seguono su Patreon che ringraziamo tantissimo e se anche voi volete darci una mano a continuare a crescere c'è un link qua sotto in descrizione. E oggi sul nostro tavolo Ars Linea, li, linea, 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 giochiamo ad uno dei giochi con l'ambientazione tra le mie preferite, se non la mia preferita ovvero stregoni, maghi e magia, perché ogni cento anni maghi e streghe si radunano, si incontrano in questo luogo remoto per riattivare, per comunque dare ancora più energia alla Stone, la Witch Stone, quindi la Mi pietra chiamo stone. Witch Stone. <ride> la pietra che le maghe, le maghe i maghi e le streghe utilizzano per avere anche loro una fonte di energia da cui attingere. Oh yes e come vedete già apparecchietto sul nostro tavolo c'è tantissimissimissima roba, vi chiediamo scusa se magari non vedrete tutti quanti i dettagli nel miglior modo possibile ma eh, Damiano farà tutto ciò che sarà in suo potere per aiutarvi a capire al meglio, il tabellone è grande spazio, ci, allungheremo cioè, ci allungheremo ci alzeremo, <ride> scavalcheremo il ma noi prima di iniziare c'è ancora una fase di setup che non abbiamo fatto che a partire dall'ultimo giocatore stabilito che sarà il primo giocatore che è l'ultimo ad aver mescolato qualcosa in una pentola yeah. che, diciamo vale che ha cucinato a pranzo eh, sì. allora io partirò piazzando l'ultimo giocatore partirà piazzando la sua strega madre, che è la sua strega grande in una delle quattro torri di partenza, ovvero questo, questo, questo o questo. Piazzandomi lì farò anche l'azione eh, indicata dal tassellino che andrò a prendere nella fattispecie, io verrò qua. E ogni volta che una strega sarà in piedi all'interno della sfera di cristallo, noi faremo due punti vittoria e già li facciamo. Dopodiché, raccogliamo il tassellino e questi tassellini ci danno, come in questo caso, un'azione bonus. Questa azione nell'azione energia ovvero prendere energia ovvero questi bastoncini e andarli a posizionare nella nella sfera di cristallo. Tutti i tassellini viola che otterremo, poi li terremo girati a faccio in giù dietro il nostro schermo e saranno due punti vittoria l'uno alla fine della partita. Io che posso già fare quindi una prima azione, sceglierò di venire a farla qui così. Partendo da dove c'è la mia strega madre, metto un segnalino di energia su uno dei collegamenti tra la mia torre di partenza e uno qualsiasi dei luoghi adiacenti. Io dovrò sempre costruire i miei sentieri di energia, chiamiamoli così, o a partire dalla mia strega madre o a partire da un luogo che ho raggiunto con un mio sentiero non sono obbligato a completare interamente un sentiero, lo posso anche iniziare a patto che poi con le future azioni e energia completo prima quel sentiero di iniziarne uno nuovo, io avendo già completato tra l'altro un sentiero di lunghezza 1 come ci ricorda anche il libro qua faccio un punto vittoria immediatamente Ora, non mi fa vale dire niente non mi fa spiegare niente adesso tocca a me piazzare la mia strega madre e io vengo qua ok e quello dà 2 punti a Vale perché ha pezzato una strega in piedi più 3 punti immediati quel segnalino potere quindi Vale salta già a 5 punti E vittime. poi abbiamo detto che io sono la prima oh, yes. perché ho mescolato qualcosa in una pentola E cosa facciamo al nostro turno? Come state vedendo forse dietro i nostri schermi nascosti però la sì. vista degli altri giocatori abbiamo non dei uh, Non guardare per Non guardo, non guardo dal monitor spia Abbiamo dei tassellini. Questi tassellini ne abbiamo 5 rivelati, prima abbiamo un'altra pila di tassellini coperti che vengono mescolati e casualmente rivelati 5. Ne prendiamo uno di quei 5 e lo piazziamo nel nostro calderone per iniziare a fare i nostri incantesimi. Allora, mentre vale pensa nel nostro calderone li piazziamo dove vogliamo, ma non possiamo mai coprire qualcosa che già c'è, che sia un simbolo di quelli prestampati, un'altra tessera che già abbiamo posizionato in precedenza o uno di questi cristalli. Dai, io la metto qua così. Ok. Quindi, piazzando qua il mio... come l'hai chiamato? Tessera. La mia, la mia tessera. la mia tessera doppia. Incantesimo, il sì, una incantesimo. tessera doppia di incantesimi. Io la metto qua. Quindi, uh, visto che ho due simboli pentacolo, io andrò a fare due azioni sul pentacolo e ho un simbolo strega quindi farò un'azione strega esatto noi piazzando la tessera facciamo nell'ordine che vogliamo le due azioni disegnate lì sopra però se come ha fatto Vale in questo momento riusciamo a mettere simboli vicini adiacenti tra di loro che si toccano allora noi quell'azione la facciamo più volte quanti più sono i simboli che fanno parte dello stesso gruppo quindi azione pentacolo e questa parte qua ne ho due quindi vuol dire che prendo il mio cuffetto e gli faccio fare due passetti man mano che andiamo avanti avremo delle teste che daranno punti o azioni o potremmo metterla qua per aumentare le la nostre capacità e adesso con un'azione strega io oh, con l'azione strega noi abbiamo due opzioni o prendiamo una strega da fuori e la andiamo a mettere sdraiata vicino oh, alla nostra strega madre cosa che fa vale oppure una strega che è già sdraiata in campo la alziamo e seguendo i sentieri di nostra energia o anche di energia di altri giocatori raggiungiamo i vari luoghi della, della mappa però Vale, una ne aveva, finita. una ha fatto. Prendo un'altra tessera che comunque qua faccia in giù e me la giro a faccia in su. Ho oh, già. Io inizierò a fare questa, che metto anch'io qua. Noi non siamo obbligati a partire adiacenti a qualcosa, che potrei metterla qua in mezzo. Però ovviamente se già riusciamo a metterci adiacenti ai simboli prestampati, già qualcosa la facciamo un po' più potente. Io inizio facendo proprio un'azione di nuovo energia. Quindi nuovamente vado a fare uh, strade, diciamo, chiamiamole così, sentieri di energia. E avendone due, io posso anche ricordarmi quante azioni ho in totale segnandomele su questo schemino riassuntivo. E il cubetto mi serve a indicare quale azione sto facendo adesso. E quale dovrò Può ancora. Può essere fare. usato come Fabio, non usato come faccio io perché è uguale. Mi perché è uguale. E... Comunque, io ho due <ride> azioni strada e sceglierò di fare questa: una e due. Io potevo anche partire di qua, ma scelgo di partire di qua. Dopodiché ho un'azione pergamena. L'azione pergamena è l'unica che in realtà non fai più volte quanti più simboli pergamena hai vicino, semplicemente avere più simboli pergamena vicino ti dà una maggiore scelta qua. Io adesso che ho un unico simbolo pergamena vuol dire che non ho scelta, prenderò la pergamena più a sinistra, quella nello spazio 1 o più a destra, se lo guardate di là. Comunque questa qui. Se invece avessi avuto 5 simboli pergamena adiacenti, avevo la scelta di una pergamena tra le prime 5. Comunque io prenderò questa qua. Questa ve la facciamo vedere un attimo perché ci sono due tipi di carte pergamena. Pergamena, questa che sono punti vittoria alla fine della partita, se avrò soddisfatto le condizioni di questa carta, più ne soddisferò, più punti farò e dovrò farli in ordine a partire dall'alto verso il basso. Questa nella fattispecie mi dice che se sono riuscito a collegare con le mie strade una torre di partenza non mia, sono tre punti. Se ne ho collegate due non mie, sono cinque punti. Se oltre ad aver collegato quelle due, ho anche collegato una foresta, sono sette punti. Le foreste sono questi spazietti qua, verdi eh, che ci sono a nord sud ovest, est. Se invece non ne facessi, 0 di questa carta, comunque un punticino me lo dà hai fatto tutto ho quanto? Fatto, sì, sì. hai rimesso un'altra testa lì? no, adesso la metto. allora adesso io verrò a fare tipo, tipo, tipo una tipo, cosa ti, di tipo, questo tipo, ta, tipo, 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 tipo ta. così tipo, tipo, quindi ti, ho tre ti, azioni ti, ti, del pentacolo quindi faccio 1, 2, 3 quindi prendo questa e prendo questa oh, queste testere... dorate danno punti si parte da 7. Alla, alla fine della partita chi prima Ma passa più punti fa certo. e io questa adesso posso decidere se piazzarla qua sul mio nel mio come si chiama Calderone e le in blu, come vedete, hanno due azioni segnate sopra, in questo caso il pentacolo e la strega. Vale, può scegliere di scartarla e fare due volte l'azione pentacolo o due volte l'azione strega oppure posizionarla all'interno del suo calderone. Il posizionamento della tessera blu non attiva le azioni, però ci darà la possibilità di avere quel simbolo adiacente a altri simboli uguali che quindi mi potenzieranno le tre azioni. Io scelgo di attivare due volte il pentacolo. Okay. Non è questo il caso, ma vale. Se su quella tessera avessi avuto la pergamene la metteva vicino alla pergamena che doveva ancora attivare allora si sarebbe già attivata due volte quindi faccio uno e due eh già. prendo questa anche, anche, anche se non la mettete nel calderone comunque la tenete perché ci sono alcune carte obiettivo o questo spazio della bacchetta che vi daranno punti in base a quante ne avete prese di quelle tesserine lì quindi conservatele e decido qua abbiamo pentacolo e cristallo decido di fare di nuovo due azioni pentacolo però poi eh. stai anche molto calma. Sì, sto molto calma. E si è già messa 14 punti dietro lo schermo, vale così, mentre io sono ancora fermo su quel tracciato. E poi io prendo la prima carta perché ne ho solo una e non posso fare altrimenti. Anche perché di mento ne abbiamo solo uno. Quindi io con questa carta devo avere le streghe su luoghi differenti, verdi, boschi. Mm. Sapete perché ci hanno creato con un solo mento? Perché non potevano fare altrimenti. Era vabbè, molto... Boom, 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 proprio battutone. All'ennesima potenza uh -huh. e mia... devi rifarti di quella lì <ride> è, è, lo splash. È, è la mia volta non so più che gameplay era però <ride> uh, mm. allora io posizionerò questa qua e adesso faccio un'azione bacchetta che la faccio una volta e quindi semplicemente muovo il mio buffetto E uno spazio avanti sul tracciato delle bacchette uh. sul tracciato delle bacchette ci sono spazi di diversi colori su quelli marroni scuro come sono finito io adesso non capita niente Dopodiché ho tre azioni pergamena, che ricordate, che vuol dire che io posso scegliere una delle prime tre. Allora, quella uh, mi piace, quella un po' di meno, quella è anche bella. Allora, questa carta qua, come questa che state vedendo qua... Sono dei bonus alle azioni che se non usiamo ci danno comunque dei punti alla fine della partita, ma se no noi possiamo usarle quando vogliamo per potenziare un'azione che stiamo facendo e volendo possiamo anche sommare due di queste carte, se per esempio per fare l'azione strade, e energia, questa più questa la faccio più tre, però io prenderò questa, la seconda. Allora, 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 facciamo questa, va? E... Allora, decido di metterla. Allora, allora, allora mettiamola qua così. Così, certo. Che io anche iniziare a fare queste allora. non sarebbe brutto. Io. Oh, l'azione delle Beh, pergamene si sì. può prendere la prima o la seconda no oh, già la prima ti dice che farai più punti più, Fa, sarà più, punti. più punti più sarà grande il tuo gruppo più grande di simboli di una datazione in questo caso simboli pentacolo se hai un gruppo di quattro simboli pentacolo adiacenti quattro, pu uh, quattro punti G 3, punti, 3 5 punti, 5 simboli, 5 punti, 6 simboli, 7 punti. Ah, che sono tutti lì, faccio uno, anche uno metterei tre. Solo io posso fare. Allora, prendo la prima. Ok. Eh, che comunque se ne metti ancora uno ti dà punti. Qualche punticino ce l'ho già. E adesso uh, vengo a mettere due Sen cioè, due sentieri di energia. Sentieri di energia. Sempre a partire o dalla vostra casella iniziale, dalla vostra torre dove c'è la vostra strega madre o da un luogo che già avete raggiunto con un vostro sentiero, non con una vostra strega. Questo perché ricordatevi voi, poi lo vedrete, possiamo anche usare i sentieri altrui per muoverci. Allora, facciamo che vengo qua. Uno e due. Ok. E, e fai Tre punti. Tre punti. Ok, allora vi dicevamo prima che noi non possiamo mai metterci a coprire questi cristalli qua oppure simboli già prestampati, e questi cristalli qua rompono un po' le balle, ma se noi siamo bravi li possiamo usare a nostro favore in che modo? Perché io, per esempio, posizionando questa, attivo un'azione cristallo, cosa vuol dire che io posso muovere uno dei cristalli che ho da qualche parte. Però mentre tu pensi, allora il cristallo può passare sopra le tessere che abbiamo messo, i disegni stampati, no, ma non può fermarci Esatto. Fermarci sì. Io avendo un movimento lo muovo qua. Io in questo modo sia mi creo spazio, sia se riesco a buttare fuori i cristalli dal mio calderone, si faccio delle robe fighe. Parte. Oppure se proprio devo piazzare una roba lì, mi servirebbe tanto, ma c'è un cristallo di mezzo, io posso scegliere di scartare questo cristallo, ma siccome sto compromettendo la purezza del mio incanto allora perdo punti il primo cristallo che scelgo di distruggere e scartare perdo un punto il secondo due punti il terzo tre e avanti così c'è anche un cristallo nero che è nero vedremo poi che cosa fa di diverso rispetto agli altri dopodiché ho tre azioni sentieri di energia che scelgo di venire a fare potrei già fare così un 2 3 che non è una brutta cosa e io lo faccio 1 2 e 3 ricordatevi che se iniziate un sentiero lo dovete completare ma io potevo fare questi due e poi questo Cinque. per esempio che non era neanche brutta e ti ho dato 6 punti grazie mille perché un sentiero da 3 vale 6 punti e ho hai fatto. fatto allora io adesso verrò tipo allora verrò tipo Verrò tipo tipo ti e tipo tipo ta e tipo 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 ta, Tipo tipo T e tipo tipo ta tipo 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 vengo qua così inizio a mettermi tre frammenti per il mio Tipo 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 e Tipo 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 tre punti ok e poi ne metto ancora uno qua che è un altro punticino che è un altro punto e poi muovo un cristallo e io il cristallo decido di muoverlo qua no cosa mi serve niente lì decido di venire tipo fare un po di spazio qua allora io posiziono questa qui così Qui così, quindi ho due azioni cristallo che faccio così una. E due, questo cristallo è uscito in questo momento dal calderone. Dopo che ho completato tutti i movimenti di tutti i cristalli, perché io li posso anche spezzare tra più cristalli diversi, tutti i cristalli che sono riuscito a mandare fuori, li prendo e li mando nella zona delle boccette delle pozioni. Siccome questo è uscito su un simbolo cristallo, io posso metterlo o nella riga dei cristalli oppure laggiù in fondo. Ma io lo metterò nella riga dei cristalli. Posizionandomi lì, faccio due volte l'azione cristallo. E la faccio in questo modo. 1 e 2, inizio a muovere il cristallo nero. Dopodiché ho due azioni pentacolo: 1, 2. E hai finito? Sì, perché sono le prime due che faccio. Quindi non raggiungo il primo coso come speravo. Perché ho sbagliato? Perché ho sbagliato. Non so non mi va. Io vengo qua così. Quindi faccio tre azioni strega prima azione strega, strega. due punti sì perché ha alzato una Pre strega la segna. mossa quindi, prima azione strega e recupero questo ok questi qua quando li recuperate li potete spendere in qualsiasi momento durante la vostra azione in corso in questo caso l'azione delle streghe e li dovete spendere obbligatoriamente una volta finite le vostre azioni strega quindi in questo caso ti cambia niente cambia niente Va, facciamo poi con un'altra azione la metto qua, okay. con un'altra azione, l'alzo e la mando qua. E ottieni quello. Okay. E poi adesso vale. Deve ha finito le sue azioni strega, devo obbligatoriamente utilizzare quei due segnalini viola che ha preso. Una uh. le dà un'altra azione strega. Le fate tutte e tre, sì, sì. allora. Poi uso un'altra azione strega. E ne metto una sdraiata e ne mettiamo una sdraiata qua. Poi, i due punti per la seconda non te li avrei dati data. e poi l'azione energia 100% di energia e la mettiamo qua e mi do. Ener energia io e faccio poi, aspetta devo prendermi la prima carta calma eh Questo metto qua perché potrei utilizzare stiamo molto molto calmi io oh, vengo mamma. a posizionare questo qui quindi faccio tre volte l'azione pentacolo tre volte l'azione ah, pentacolo ah scusami 1, 2, 3. Grazie. Dopodiché questa, scelgo di venirla a posizionare. Scelgo di venirla a posizionare... in giro già che, ah, che brutta. Usare, se no... Qui. Però dovrei riuscire a metterla in modo che... Però quella l'ho già posizionata no, ce l'ho ancora quella tessera, quindi questa la metto qui così ma non mi attiva nulla dopodiché l'altra è un'azione strega con cui entro con una strega sdraiata qua e ho fatto Poi magari ce l'ho come ah, ultima tessera qua? quella lì che si interessava a me, ma e pazienza la metto qua. Quindi che sapete che avete 11 tessere avete tutte le coppie però tutte si ripetono solo una volta allora non vedo fin laggiù cos'è la prima in questa qua è quanti cristalli del tuo colore non neri hai mandato sulle boccette no allora prendo la seconda la seconda è un bonus di più 2 quando vale farà in qualsiasi modo sia attraverso le tesserine del pentacolo sia attraverso le tesserine viola avrà un più oppure con l'azione base piazzando la tessera doppia avrà la possibilità di potenziare quell'azione energia di 2 poi Azione cristallo. io faccio due, sì. però la faccio potenziata, mm -hmm. con un più uno, mm -hmm. quindi scarto questa qua, quindi io ho tre, potrei fare uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre, lo facciamo pure, uno, due, tre, vengo anch'io qua e ancora due movimenti di cristallini. 1. C'ho quel cristallo lì in mezzo alle scatole. Non avete idea di quanto due. fastidio mi dà. 2. Proprio quello lo potrei lasciare bloccato lì per tutta la partita Uno, e fregarmene due. altamente. Iniziamo a toglierci questo da qua. Potrei proprio farlo. E la mia, okay, mia volta... Sì. Io vengo a posizionare questa che però in realtà... Messa lì così un po' mi rompe, quindi la potrei mettere così. Vengo a posizionare questa, dove faccio per prima cosa un'azione bacchetta. Scegliete sempre voi l'ordine in cui farla. Con l'azione bacchetta vengo qua. In questo momento io ho raggiunto una casella a fondo marrone chiaro, che mi marrone scuro, scusatemi, che mi dice che quando la raggiungo faccio l'azione lì indicata, in questo caso un'azione cristallo. Siccome però in questo momento io sono il primo su quel tracciato, la faccio due volte. Questo vuol dire che se anche vale dopo fa uno sprint incredibile, passa quella casella e si ritrova prima, anche lei la farà due volte quell'azione. Invece la farà solo una volta se quando la raggiunge o la supera non è la prima sul tracciato della bacchetta. Quindi ho due azioni cristallo. Che farò? Uno e due. Dopodiché ho ancora le mie tre azioni strega, che saranno una... 2 mando una qua che mi darà questa. 3 mando lei qua che mi darà questa. Scelgo di risolverle nell'ordine che voglio. Con questa qua inizio a farmi un tracciatino così di energia e con questa qua ho un'azione strega che mando dentro. Se ho avuto delle carte bonus come quelle di Valle le potevo usare anche... Combinate a queste azioni, non solo quelle delle tessere doppie. E quando finisce la partita? Quando abbiamo finito la nostra pila di tessere e ne avremo 5, ne piazzeremo una, quando ne abbiamo 4 e non possiamo più tornare a 5, è finita la partita. Boom. E si contano i punti: i punti alla fine cosa sono? Le tesserine gialle prese da là, le tesserine viola girate al contrario che sono due punti, e le carte che ci danno punti bonus alla fine della partita. Stop. Allora, facciamo così. Mi ha dato i punti che ho sì, tuo due strega, sì, sì, grazie. Certo. Allora, 4 pentacolo. 1, 2, 3, 4. E poi decido di fare due azioni strega. Okay, vale, potrebbe o posizionarlo oppure fare due volte un'azione. Quindi la prima vengo qua. E fai anche due punti. La seconda metto qua. E boh. poi un'azione pentacolo. Pentacolo. Ancora un passetto. passetto. Se dove, non capiterà in due giocatori, ma in più giocatori, e può capitare cristallo. che quelle pile, sia blu che gialle, finiscano. Al, al fondo di quelle gialle c'è uno spazietto con scritto due punti. Vittoria, e ogni volta che passate, li segnate immediatamente. Al fondo invece delle pile blu, vi dirà fai l'azione che vuoi tu due volte. Fine. E con l'azione cristallo mi sposto questa qua Ok. Io i cristalli oh. non so utilizzarli, ma sono impeditissima, quei cristalli. Eh, io ho quello lì, lì in mezzo, che rompe, mm. perché lì devo fare quello. Allora, io lì voglio fare quello, e quello basta così. Quindi, quello che mi piacerebbe fare a me, non lo posso fare in questo momento, però, però posso andare a fare... faccio 4 mm. Però posso fare così. Allora io posiziono questa qui. Questo mi fa fare un'azione energia con cui vengo a completare questa strada e faccio tre punti. Dopodiché ho una, due, tre, quattro azioni strega che sono una, entrare con una strega, due, alzare questa e venire qua. Venendo qua faccio cinque punti immediatamente più due perché l'ho alzata. Ne ho ancora due. Una. E qua faccio 3 più 2, 5 punti perché l'ho alzata. E la mia ultima azione è entrare con questa. Importante, ci possono essere più streghe nello stesso luogo solo se sono di colori diversi. A parte sulla nostra torre di partenza, dove ovviamente le streghe entreranno, in tutti gli altri luoghi io non posso portare un'altra strega se già ci sono. Qua alla Witchstone, chi prima arriva più punti farà. Semplicemente. Allora... E possiamo anche portare più nostre streghe però alla Witchstone. Io vorrei fare questo. Non è vero, non possiamo portare più streghe alla Witchstone perché in ogni luogo ci può essere solo una strega La del nostro che... colore. Vi ho appena detto una cosa per un'altra. Allora... Chiedo scusa. Allora, io ho tre movimenti con il... Perché mi invento le regole così a caso. Uno, due, tre. Uno, due, tre. La gallina fa il caffè. No, era la peppina, ma va bene. Va. Dai, faccio uno, due e tre. Streghettina, quindi ho due azioni strega. Due azioni strega, quindi Fanzeria. faccio... uno che mi dà due punti. Due, la metto qua. Un'azione cristallo. Che mi oh, sposto... Così, sto qui, qui, mi dà fastidio. Sì. E una bacchetta e io non mi sono ancora mossa non ho ancora fatto bacchetti e no è la prima che piazzi allora io sono in una situazione di un impasse che non avete idea però faccio così così e scelgo di iniziare facendo tre volte l'azione cristallo che sarà una 2 e 3. Questa è uscita fuori una qua. Eh e sì, quella la devo mandare là. Quindi, con questa qua io scelgo di andarla a posizionare in alto nella fila dell'energia per poter fare due stradine. E due stradine mi serve farle principalmente qua, anche là. Non mi servirebbero, però diciamo che inizio a farle qua per adesso. Poi ho un'azione. strega finito una strada. Sì, ho finito una strada, faccio tre punti. Poi ho un'azione strega con cui alzo questa strega, qua, quindi faccio due punti le faccio percorrere la strada che ho appena costruito e vengo qua. Questo mi dice: fai l'azione bacchetta e quindi avanzo di uno sull'azione bacchetta. Allora, io ho detto che voglio fare di più. Tipo... L'ho detto, sì. è l'ultima e l'ultima che mi uscirà. È l'ultima che mi uscirà quella con cristallo e pergamena io faccio che devo fare. 2, 3, 4 più 2, 5 mm. no, 4 più 2, 6, magari. Eh? Mm. Allora 3 e 3, 6. Allora andiamo, tipo, io devo andare anche là. Eh? Dovevo togliere quello, non ho i cristalli, lo devo bruciare. Quello lì lo devo bruciare. 2 lo devo bruciare 3 e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 poi vengo qui e sono tre punti e poi lo devo bruciare lo devo bruciare facciamo il giro tondo di là o facciamo il giro tondo di là facciamo no, il giro una... tondo di là esatto. e non quella devo mettere ok ho quella fatto l'azione la strada un'azione bacchetta e uh. E quindi vale, non è la prima, farà solo una volta l'azione cristallo. E se fosse mossa di tre bacchette, quindi si trovava in prima posizione, l'avrebbe fatta due volte: l azione cristallo. Perché alla fine del movimento, controlli: sono primo? Sì, tutto ciò che ho superato lo attivo in base spazio, alla mia spazio. essere primo o no. Togliamoci dalle scale. Allora, però, è anche troppo. vero che quello mi darebbe. Ah. mi darebbe quella cosa lì. A me, però, fare solo un passetto là mi serve a niente. A niente. E se io bruciassi quello? Se io bruciassi quello, sarei un pirla e quindi non lo farò. Non lo faccio. Potrei bruciare quello per fare quello. Però. Però proviamo ancora a fare una cosa prima. Ovvero, fare questa. Così. Che brutta così, mamma mia. Facciamola così, va. Faccio una, però no, prima faccio due volte l'azione energia, con cui vengo a mettermi qua, 1 e 2. Faccio tre punti per aver chiuso una strada lunga 2. Dopodiché faccio una volta l'azione bacchetta. Avanzo qua e in questo spazio tutti i giocatori che raggiungono gli spazi argentati fanno punti in base a una certa roba. In questo spazio è un punto per ogni collegamento completato che abbiamo di energia quindi ne faccio 1 2 3 4 5 6 punti quindi se da un lato è bello andare veloci perché prenderai i bonus doppi però se vai troppo veloce non hai ancora fatto tanti punti sulla mappa e quindi chi lo sa eh, tanto è così finito è tu... l'ultima è l'ultima la, che... la stupida la stupida allora 1 2 3 4 5 quindi facciamo. Che fastidio. 2, 3, 4, 5. Che questa. fastidio. Prendo questa e prendo questa. E l'ultima. Rendetevi conto. Poi. Ta, bravo un attimo. Quindi adesso devo risolvere queste. E io decido di... Con questa decido di fare doppia strega. Quindi faccio 1. E poi 2. Mi metto la strega qua e questa la mettiamo via con questa con questa potrei fare o doppia bacchetta che mi farebbe fare punti per le strade hai detto? sì quindi 1 2 3 4 5 6 no 5 perché questa non è completa 1, 2, 3, ah, quattro, non vedevo quella cinque, là. Scusami. Sei. scusami, Era dietro la tua strega grande e non la vedevo. Oppure farei Penso due Penso di non aver cristalli. mai fatto così tanto schifo a Witchstone. Com'è sta partita? Uh -huh. Sembra quella di Glen dove Ho fatto così: due cristalli, la carta è fino a due, ecco lui, quattro. Dai, che ne so, faccio 6 punti. Eh, così mi avvicino a te. Però anche quella lì mi darebbe. Dai, facciamo, andiamo sul sicuro. Facciamo i punti, in una bacchetta. Ah, no, ah no, ma non arrivo lì. Cosa me ne fa? Cosa Noi ci penso? Faccio solo... due cristalli solo più perché io non ci arrivo io alle strade, Chi se ne frega: quindi faccio uno, due cristalli. Quindi io vado a mettermi lì, o vado sì, a mettermi là sulla pergamena e ti puoi prendere una delle prime due pergamene. Oppure sì. sceglierti uno dei tassellini in fondo. Allora, la prima è sempre quella dei cristalli che sono lì. La seconda, è in base a quarte carte: no, quanti simboli carta hai adiacenti nel tuo caso? Adiacenti, cargerone. no. Ok. O se no, vado laggiù. E laggiù ti prendi il tassellino che ti darà i due punti alla fine della partita più ti farà fare l'azione corrispondente. quindi Vale fa un'azione... Il pentacolo. Ok. Schifo. e Ah, ancora questa bacchetta. Vedi la cosa così. Ok, ok. Adesso devo mettere una stradina che Vengo a mettere qua e che mi dà un punticino. Okay. Vai, boh. con la bacchetta, non so da quant'è che c'avevi lì. No, le ho prese due adesso. Ho ah, fatto eh, una cosa, mm, qua, okay, cosa qua, ok. Credo. Allora, visto che io con piazzerò solo strega. più tre tessere, ah. piazzerò questa uh. così. Questa qua mi fa fare due azioni, bacchetta, che faccio: uno e due, perché Sono tre tessere? Metti questa, la prossima, è ancora una. Mi fa mettere giù due, ene, due tracciati di energia. Allora, uno, due. Ok, questo è fatto. Questo è fatto. Quindi, dove li metto questi due tracciati di energia? Dove mi può servire? Mi potrebbe piacere raggiungere questo. E faccio tre punti: uno, due e tre. Dopodiché, ho ancora due azioni cristallo. Che. Che. O faccio allora, io poi abbiamo detto che devo metterne una lì, e l'altra potrebbe essere quella per forza. Quindi due azioni cristallo, devo tirarmi via questo, uno e due, se no, non ci sto. E lì sotto non entro, e basta, ho fatto, vai tocca a me. Però questa è la mia ultima azione, perché poi ne ho quattro dietro? Perché hai iniziato tu? E quindi tu ne fai ancora questa, e faccio io, poi fai tu. Per quale non mi tornavano 3? Porca tre. miseria ho sbagliato a contare Per quale ho detto torta. Oh abbiamo saltato un turno No 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 certo ne ho solo più 5 Sono una testa di cacchio E quindi non mi tornavano proprio un po' i conti E che cazzo Niente vabbè faccio questa Perché è l'azione che voglio fare da inizio partita E non sono riuscito a farla Però non muovo più le streghe Porca Allora con questa sarebbe 1 2 3 4 5 5 Quella mi serve una fava due. Quella sei ok 4. Eh, Uno, ok tre quattro cioè pensa a te due allora no, sono mi conviene decisa. fare quello mi conviene comunque fare Stella, quello fare, sono molto indecisa perché il pentacolo vale, comunque comunque fare quello 1 due tre 4 tre Ok, no. si, sì, mi conviene comunque fare quello, porca. 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 Porca porca. Sì, mi distrai. Spera un attimo, mamma mia. Ah. perché se vengo qua, faccio Con queste faccio 2 due, tre. Che quattro. rimbambito, potrei far... boh. che rimbambito, potrei ragazzi. cristalli, che ne fa fare? Io ho bisogno io di 5, però. sono sei punti oh non so cosa fare non so cosa fare non so che cosa sì. fare sono se ne è andato e non tornerà se... mi do quello. potrei anche fare quello oh ah, perché, perché l'ultima azione farà. capito è l'ultima azione io non so se e puntare spento della città non so Perché se per puntare su quello, facile. su questo, potrei anche fare questo. Nemmeno utile. Vabbè, dai, facciamo così. Queste cose chiare dentro poi non escono, restano, restano. Allora facciamo così: pentati. 1, 2, 3, 4, 5. 6 pentacoli, mamma mia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prendo questa e prendo questa. Ok, mm -hmm. poi questa. O faccio due pentacoli o faccio due bacchette. Poi ho ancora un'azione bacchetta che mi farebbe arrivare lì. Quindi ecco, conterei le strade e poi ne piazzi altre, poi... Due, altre due perché se si è primi a pari merito va bene. Invece col pentacolo prenderei quello che mi darebbe comunque ancora la... Una... Allora. Facciamo due pentacoli. Ok. No? Sì, sì. Mi hai e doppiato. Qua. E ora puoi scegliere. Fai o due pergamene, quindi prendi una delle prime due, oppure fai due passi sulla bacchetta e quindi conteggi un punto per ogni strada completa che hai. Faccio due passi sulla bacchetta. Sette punti, quindi sì, ti conviene. Bom bom. E sono sette punti per male: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perché da questa ne avresti fatti al massimo 3 punti. Poi quindi. faccio ancora un passetto sulla bacchetta. Che non serve. Ah no, sei prima, piazzi ancora giù. Butti ancora giù due strade. Due eh, energie energiose. Scusa Rainer, scusa Martino, che non. Diamo. E qui sono altri tre punti. Un, due e tre punti. E basta. Finito di rompere bacchetta. L'azione bacchetta l'hai fatta. Azione pentagono l'hai fatta. Quindi io metto la mia ultima cosa che è questa che ho preparato dall'inizio con questa tesserina mm -hmm. qua. E sono riuscito a farla solo alla fine. Però inizio facendo: 1, 2, 3, 4, 5. Posso prendere una di queste. Voglio questa, come un'arroganza. Poi 1, 2, 3, 4, 5 azioni cristallo che potrebbero essere: 1, 2, 3. 5 quello allora a me in realtà tirare su streghe mi dà 1 2 allora facendo il eh, tiro su sono 4 punti quindi non mi interessa preferirei fare questo fare questo cosa aspetta allora quello mi dà 3 punti quello a me ne dà 5 quindi faccio oh, abbiamo detto 1 2 3 4 5 azioni di cristallo 1 2 3, 4, 5. Sono usciti due cristalli, nell'ordine che voglio li mando là. Il primo mando lui sì. e lo potrei mandare sulle pergamene per prendermi, sì. non una tra le prime due, ma una tra le prime Perché quattro. Perché raddoppia. Perché il nero cosa fa? Raddoppia il bonus, però essendo nera non conta i fini degli obiettivi tipo questi eh, o tipo questa qua. Perché per quelle contano solo le gemme del tuo colore? Quindi io la mando sulla riga in fondo, sì. dove mi prendo il tassellino che mi dai tre punti. Okay. Visto che la prendo col tassellino nero, quelle tesserine lì ti danno un'azione. Se le prendi col tassellino nero, te ne danno tre di azioni. Quindi fai un più due. Idem, lo fai sui punti. Quindi io anziché fare immediatamente tre punti, ne faccio immediatamente cinque. Uno, due, tre, quattro e cinque. Dopodiché so ho il microfono qua che mi pronta lo stomaco, la pancia, ditemi se poi si sente la pancia che pronta. Ah. Questo che è uscito sul simbolo sì. bacchetta, lo mando sul simbolo bacchetta sì. dove posso fare due volte l'azione bacchetta. Quindi faccio 1, 2 e vengo a fare un punto per ogni strega, inclusa la strega madre che ho nella, nella sfera di cristallo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti. Io dico 5 e 1, 6. ciao eh, ma Alberto. ma sai cos'è che io calcolavo di fare? Di mettere ancora una strega eh, qua e sì, fare uno spazio di azioni con le streghe. Di mandare la spatu... nera la volevo mandare sì, là. Poi ho sbagliato Poi io. tutto. Poi ho detto tre azioni. Com'è che tu ne hai tre e io ne ho voglio solo più una? Ma te eh, te hai non hai chiesto, capivo. Perché tre non, questa, questa è la tua. Non capivo, non capivo. io ne ho cinque. Non dietro. capivo. E adesso che ne abbiamo solo più quattro dietro lo schermo è finita la partita. Quindi andiamo a conteggiare i punti di fine partita. Eh... Hai punti che abbiamo, tu hai preso tanti di tassellini, vale? Che stai solo in silenzio. Prima cosa, i tassellini dorati che abbiamo preso sul pentacolo. Io faccio 6 punti: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 25: eh? Sì. è possibile? 2, 3, 4, 5, certo che è possibile. Oh. Più 20: 68 e che io l'ho già perso. Tenuto, Poi due punti per ogni segnalino viola che abbiamo ottenuto perché a fine partita ci danno due punti l'uno. E io sono 12 punti, quindi 70, 80. Tu E 14: 1, 2, 3, 14, 1, 2, 6, 7. 3 4, 67. Ma è 76. il tuo, io sono 76. il verde. Uh, scusa, cioè, cosa hai fatto? Ti sei dato il punto? Tu 12, prima 12, no? 12, allora 10, 11, 12. E tu eri davanti a me, infatti. Mm. Poi tu hai 14. Io ora ne devo darmene 12. Mm. Ma perché era più facile dare 12 a quello lì? 12, 64, 74. Tu okay. 16, 1, 2, no, 3, io 4. io 14. 5, 4, più 10, 82. Ok, okay. e poi i punti degli obiettivi. Allora, avessimo delle carte potenziamento che non abbiamo usato, ci danno comunque due punti l'una, ed è scritto io sulla ho carta. sono qua. E le altre Vai. carte obiettivo ci danno punti se noi le abbiamo risolte, in base a come le abbiamo risolte. Se le avessimo risolte 0, comunque un punticino ce lo danno. Allora io questa qua mi dice che per il primo step devo aver raggiunto con una mia strega un luogo giallo, ce l'ho. Poi se questo è fatto posso guardare se ho fatto il secondo. Quindi ho raggiunto anche una, una foresta verde? Sì. sì, quindi sono già qua. Ho raggiunto anche un luogo rosso con lo scarpone? Sì, sì. quindi faccio 7 punti per questo obiettivo. Sette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con questo qua mi dice, hai una tua strega nella torre di, di una torre non tua, di una torre iniziale non tua? Sì, ce l'ho qua. Sei su un rosso? Sì. Hai raggiunto la Witchstone? Sì. Quindi faccio altri 7 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E questa mi dice, hai collegato coi tuoi sentieri di energia? Ah, non siamo mai passati sui sentieri degli altri. Poi vi dico come ah, funziona. Sì, è vero. È una torre inizio. non tua? Sì. Hai collegato una seconda torre non tua? Sì. Hai collegato una foresta? Sì. Altri sette punti. Come funziona quando ti vuoi muovere, vuoi andare su un sentiero dell'altro? Che puoi, ma per ogni sentiero non tuo in cui passi, non importa se sia lungo uno, due o tre, ti costa un punto azione strega in più. Quindi io con tre punti azione potevo, che ne so, partire di qua, calcolare uno, due, tre e venire qua. Potermi ci piazzare magari per risolvere un obiettivo anche se non c'era più il tassellino. Allora, io ho questo qua del pentacolo. Ok, che ne hai? 1, 2, 3, 4, 5, 6 simboli vicini sono 7 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poi ho questo qua che dovevo raggiungere dei boschi. Tre boschi diversi. E io ne ho con solo le tue uno, due estreme. 1, 2,

Controlliamo sì, un ah, Per un punto, Martin perse la K. Per un punto, Valentin perse la Witchstone. Sì, vabbè, ma con tutte eh, le parole e eh, lamenti che hai fatto durante il ero convinto partita. di avere un turno in più. Quindi, pensa cosa avrei fatto con un turno. Vabbè, l'avrei fatto anch'io il pensa. pensa cosa avrei fatto Non lo so, fosse andata più. qua, avrei avuto poi due, punti, due in punti in più. In ma, in non più eh, vincere, ma non avrei avuto. Ma eh. magari, altre robe che fare. Eh, coi se e coi ma. La vittoria, Witchstone, eh, non si fa. non c'entra, ragazzo. Non c'entra controlliamo poi solo quei interno. calcoli lì allora Guardate noi bene. diciamo che ho vinto io poi se voi scrivete sotto guarda che Alberto lì ha sbagliato guarda che Alberto là ha fatto eh pazienza cioè, ma è la grafica 20 indica... volte il suo eh? cioè, lo so ho cioè, io non ah, sono malabria, così tanto io ero abituato con... di essere sempre davanti eh, sì. che non me ne sono accorto per una volta comunque ragazzi di un punto vabbè vittoria signore signori, punto, questo ma... è Witch Ringraziamo Rainer Nizia e Martino Chiacchiera per averlo fa. fatto. Noi vi salutiamo. Se il gioco vi è piaciuto, qua sotto in descrizione trovate come sempre un link. Lasciate un commento per dirci se vi piace più Knizia o Martino Chiacchiera, così nel caso eh, se vi va. E noi come sempre vediamo appuntamento al nostro prossimo video. E vi ricordiamo che qui a Casa Giullari si, si gioca, gioca per giocare. giocare. E ah, che il gioco che sia. Finto. No, non so più cosa devo Ho dire. Si è si gioca Si gioca per giocare, e come sempre, che, che il gioco, gioco sia con voi. voi. Ciao. Ciao. <ride>